Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con la 66esima puntata della serie su Farming Simulator 2015. Siamo di nuovo qui con la continuazione del smerdamento dei campi in compagnia di Armsteak. Ciao a tutti. Terry. Ciao a tutti. E ovviamente si presenta ormai da solo perché... Vuol dire ovviamente. Eccolo qua. Franco, metti in conto una sbarra nuova. Cioè, cosa si passava 10 secondi dall'inizio del video? Sì. Takemusa ha danni, perciò ora è sera, fai io l'agenda. Comunque, stiamo continuando a svuotare la vasca del liquid manure del biogas. Guarda come calcemina, si va a seminare tutto sto storto in questa maniera qua. Gaspar, quanto che tu bevuto stasera? Sesto, settimo, spris, così simo. Al primo già cucita. No, a posto proprio. Ho perso il conto. Vabbè, manca ancora ovviamente qualche campo. Adesso facciamo il 27 e il 22, poi passiamo al 35 e poi dal 35 ci trasferiamo distanti al 15 e 16. Nel frattempo Terry sta riseminando per esempio il campo 30, il 30, il 38, il 34, adesso non so perché c'è ancora giù qualcosa ragazzi sui campi, perciò c'è il 30, il 38, il 35 da riseminare, questi due, 16, 17 e sì, 15 e 16 mi sembrano siano fatti tutti. Avevo pensato di prendere un altro campo oggi, quindi questa puntata sarà un po' dedicata anche a qualche nuovo acquisto, dato che qualcosina avevamo fatta l'altra volta con le due botti qui, dato i problemi tecnici alla Boccini abbiamo deciso di abbandonarla e... perciò nuovi acquisti, pensavo un campo, adesso vedremo un po' cosa comprare, ormai non so Terry ti cosa dici. Se potresti comprare il 25 o 36 che invece è il 28 secondo me è 36 che è meglio. Sì, il 36, se no avevo addocchiato anche il 32. 32, io ti consiglio il 36, più vicino casa magari. Sì, no, era più Mario per il biogas, per l'insilato, ah, per cose lì. No, allora sì, per il biogas, con le robe lì. Potresti sì, allora. Il 32 e 33, insieme. Sì, anche sì. Ciao. Sky non te manca. Sì, dai, compriamo i due campi. Dato che adesso dobbiamo fare anche un altro bel acquisto, una nuova trebbia. Come ricordate che l'altra volta Tony ci aveva chiamato, adesso più avanti casomai faccio un colpo di telefono, vediamo un attimo come... come siamo messi. Bene, qua è finita. Tanto Armsteak ragazzi sta facendo un po' di fieno perché comunque serve sempre per le vacche e quant'altro, serve sempre, perciò un po' di taglia erba fa volta e fai briga. Fai briga, fieno, briga. Sarebbe questo qui il 36, no? Dai. Sì, ciao. Secondo me quello lì è buono. 36 è buono magari per un insilato, dato che è qua in vicino, o comunque per altre cosucce. Non è neanche tanto grande, abbiamo 2 ettari e 21. 66.000 euro con dobenate di insilato copro. Mi ah sembra. Sì. Bene, campro acquistato. Campro. Campro. Insomma, bene qua. Campro acquistato. E buono qui spris fa freddo, qui spris fa ciao, uno free, uno free, un altro quest'altro, e manca il 32 che è un bel campo. Sì, vero, squadrettato così e comunque là in zona va molto bene. Al 41 non ci hai pensato? 41 è perché praticamente è dietro il biogas perciò sarebbe però... comodo, però aspettiamo, dai, prendiamo quelli lì in zona là così. Intanto prendiamo quelli lì, vediamo un po' di svuotare sta cisterna qua ragazzi, perché veramente quanto
quanto ce n'è ancora? 76% ancora. Tanta, poi, veramente tanto. Era 100%. Pieno. Poi, era 100 e continuava. Cioè, solo che. Pieno. Pratica siamo buoni a merda. In tutti gli effetti. Perciò Gasp adesso è anche abbiamo un altro campo da concimare. Oh, ottimo. Compriamo a Trevius, no? Poi avevo pensato magari di comprare anche un altro camion. Per magari facilitare. Ma come l'etame delle mucche, come siamo? Ma quello lì non è che lo guardo tanto, poi è basso. Qua c'è il carro in mezzo al 28. Sì, ho visto, bisognerà portarlo via. Adesso vediamo. E anche i tronchi qua in mezzo alle palle. Sì, anche quella bisogna tirarli via. Dopo Mari, finché trebbiamo in tre, Mari, un attimino do un colpetto, tolgo via i tronchi là così. Sì ragazzi, ormai la serie, diciamo, sta iniziando a guardare in lontananza la fine. E ci stiamo sempre più avvicinando verso il termine della serie. Ormai abbiamo. Anche perché non è più come gli inizi, perciò comunque le cose più o meno sono quelle. Vabbè che è stato aggiunto il legname e quant'altro, poi abbiamo le scenette, qualcosa così, che allora la tiene un po' allegra, ma se no, insomma, una che abbiamo le nostre oggi. Ah sì? Pare che giro. Io che muoio, io che resuscito, io che vengo arrestato, che vengo rilasciato, che faccio danni, sempre qui. Sempre in mezzo. Sempre odio. Anche nella mia non te riesci a fare una puntata decente. No, infatti, proprio. Sono nel sangue la distruzione. Non sarei più Bulldire ora. Infatti. Stavolta è qua che lavora così con i getti che si muovono. Mi ricorda la prima botte che ho convertito dal 2011 al 2013, che aveva appunto il getto così che spruzzava. La primissima mod che sono riuscito a convertire, anzi che stavamo provando a convertire perché ancora non era uscito niente e stavamo iniziando a convertire le mod pian piano e mi ricordo che stavamo provando una botte, non so se era una Grazioli, potrebbe essere. E mi ricordo aveva una scritta nera e avevamo dato anche lo specchiato addirittura, però poi appunto l'abbiamo tenuta tutto in privato perché erano prove che facevamo, ma questa sì che me la ricordo ora. Vabbè ragazzi, adesso per non annoiarvi, adesso noi andiamo avanti qui, facciamo fuori i campi, seminiamo e quant'altro e poi ci ritroviamo quando andiamo ad andare ad acquistare Trebbia e quant'altro. Anzi, visto che sono qua in zona Trebbia Nova. Sì, ora adesso devi allargare un po' l'azienda. Vado a prenderla io. No. Sì, no, 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 impiegato a toccarla, no, vado a prenderla io. Dai, Massimo, torna a Codorode. Sì, e dopo te vedi e tu busta pago come che attorna. E ora butto che facciamo un piccolo riepilogo della tua miserabile busta paga. Allora abbiamo dei 500 euro al mese che prendi con 15 ore di lavoro. Bene, bisogna è così tanto, no? Così poco, sì, poco. Bisogna detrarre rompimento di scatole come prima roba e la 100 euro sprisi. Dopo che se, euro siamo a 400. Dopo che se, rovinamento dei mesi, distruzioni varie, e là sparisce il 99%, quindi siamo praticamente terrestri di 10 euro. Dopo che a caution di Agaera, che se scrivimo dito 200 euro, così, e quindi ti scominci dai in negativo dei 190 euro. Bom. E sì, negativo di 190 euro, perciò per recuperarli te a lavorare, come dire,
2-3 giorni 24 ore continuative. Sei amoro? Boh, non me ne frego. E, e dopo. Dopo questo si chiusetta lì, perché adesso mi sfugge tutto quello che combina. A spara di oggi. Beh, a barra che ha buttato stasera col camion, la cacciapada in pieno direttamente. Là quanto che sarà? Là sarà minimo, sarà 20-30 mila euro di danni. Boh, e quindi ti quindi... sei. Che seguimo ora, vedi? È sotto. Fa conto che lavorerà 4-5 anni gratis. No, no, anche di più. Io pensare che in un anno è già per sì e no. 5.000 euro, 5.500, 5.000, quasi 6.000 euro. Sì, ciao, notte. In un anno con tutte quelle lì. In un anno, cioè, senza detrazioni. Quindi quei detrazioni. Ora... E lei sa tanto se mangia un po' nico su presso a mezzogiorno, penso, Sì, perché ne toccherà offrirglielo anche. Sì, ma perché siamo buoni. Ma che demo il culo della soppressa all'inizio, il culo che parte il peso. Sì, ovvio. Non ho parole. E pan che dago invece dago le galline. Due giorni. Invece di dargli le galline che ho ciappo da sesta da intera dei galline che si schicchi roba, o tiro su che dago e io per beneficenza proprio, ma perché sono buono. Sì, no, beneficenza. Neanche a quello. Vabbè, ogni tanto se capita qualche ovo marzo che giro sotto e dopo esco in cabina e mi fuori spusta. che dopo rovina i sedi. Beh, ma se dietro siamo ancora, danneggiamento interno dei mezzi per gas soporiferi. Posto mi per bene, praticamente è tipo una roba come 40 anni di lavoro gratis da doverme. Polito del lavoro, cava sto cazzo e tronco, per la terza volta che lo vedo. Oh, guarda che sono io anche merda i campi, adesso quando che un steak che ho finito, che passo a botte. Sì, mio, ho fatto cambio, ho preso il same. Sì, perché sa il peso qua in terra. Eh no, perché era quello. Porto giù il T6. Ma il T6 ha forche a poteria servirmi per andare tutta la roba. Io l'ho usato perché la falciatrice non ce la fa a tirare il T6. Wow. Vabbè ragazzi, dopo detto questo. Ah no, aspetta Terry, dopo così i contributi. Oh tacchietto. Anca? E i contributi? I contributi va finta niente. Non ha contributi io. No, ma è l'IVA, TASI, IMSS, INAIL... TASI, ma è TASI che lavora. Non si far vite, gri. E mutuo. È mutuo, già vive su a parte del drio, la sta, delle vacche. Cosa vuoto di più? Aspetta, poi se me la... dopo, se no... Se massa... Cioè, l'IMU sempre sulla terra. Insomma, dai. Poderia pagate il suolo dove è caricato il testo? È semina giusto. Ecco sì, poderia usura terreno. Insomma, di mente. Su ce va. Sì. Dita proprio di per il dietro scritto proprio. Bueno ragazzi, allora sono arrivato qui per comprare il campo 32, perciò 2.33 ettari, 69.000 euro, compriamo, grandi acquisti oggi. E finché andiamo a concimare, diciamo, il campo 15, dopo siamo... Stiamo ancora concimando, ma allora, ragazzi, questo è il gioco, perciò queste sono le cose. E dobbiamo, tempistiche sono qui. Proprio. Dobbiamo terminare, ragazzi, una discussione lasciata in sospeso ormai. Parliamo di test mode, serie e il cardan che gira. Allora. O cosiddetta, aspetta, cosiddetta per presa di forza. Sì, PTO. Sì, PTO. PTO.
Allora, io avevo detto, io, il sottoscritto Fmarco 95, che il Gardano, guardandolo così da fuori, dall'esterno, gira tutto, quindi inteso anche la protezione gialla. Vuol dire invece, cos'è che diceva? Che la protezione deve restare ferma, mentre il Gardano dentro deve girare. Bene. Allora io ti dico, no, quello che ho a casa io gira tutto, non può stare ferma. E invece, praticamente ragazzi, il discorso qual è? Per protezioni o quant'altro, ci sono praticamente, per chi non lo sapesse, delle catene, catenine, chiamiamole così. Catenelle. Catenelle, perché mi sono di andare mia. 15. Beh, mi sono di un armato. Ci sono delle catenelle che servono per mantenere ferma praticamente la protezione gialla sostanzialmente. Onde evitare che magari girando anche quella ci si impigli ugualmente, insomma, o altro. Siccome quello che ho a casa io, ragazzi, è del 1900, ovviamente è tanto, penso, se abbia protezione gialla, capitemi. Perciò è ovvio che per me, guardando, appena mollo la frizione comincia a girare tutto. Ovvio che ha mezzi nuovi e quindi guardando nuovi tutto quanto, avrà anche possibilità della catenina da mettergli, e perciò avrà anche, diciamo, la protezione gialla che sta ferma, ed è giusto così che sia così, perché moltissimi, una sicurezza in più, moltissimi sono fatti male, sono senza un braccio, sono morti. Ah sì? Perché impigliati col giubbotto, mi ha raccontato mio nonno, aveva, conosceva uno, aveva giubbotto grosso, invernale, stava, non so cosa stava facendo, e è andato vicino, avendo il giubbotto voluminoso, non si è accorto che era così vicino, si è impigliato, che è il punto, diciamo, dove ci si impiglia, i punti pericolosi sono l'inizio e la fine, dove ci sono gli snodi. Esatto. Perché lì ci sono i berni, ci sono praticamente, tra virgolette, i fori, i buchi degli snodi, e perciò una cosa può andare dentro, e ovviamente girando se stesso anche proprio con la velocità stessa, si fa su, e quando vi ha preso, ragazzi, avete la forza di un motore. Se avete 25 cavalli, avete 25 cavalli, ma potete averne anche 300, e potete immaginare voi 300 cavalli con una fresa magari da 9 metri, che sforzo che ha se sente un umano che va lì col braccino, non sente neanche. Le catenelle sono due, essa davanti dove va attaccato il trattore, e un'altra sulla terza. Bene, quindi, detto questo, ecco, penso non ci sia altro da aggiungere, andiamo avanti. Marco ha risolto il problema, siamo chiariti. E il pezzo che viene fuori dal trattore, se attacca direttamente, cioè sul motore? No, che c'è degli ingranaggi e passa anche per la frizione, però comunque si è sull'albero motore in fin fine. Sì, sì. Se poi alla fine che dà... Perché? Forza. Ieri avevo visto uno che diceva, partite il motore ga 300 cavalli, però sua PTO ne ga 340. No, è contrario, perché ci sono attriti meccanici, ad esempio ingranaggi, che fa attrito, quindi te perdi cavalli. Comunque forse tari più che magari, come ha detto Gaspa, forse è un po' il contrario, che magari non puoi assorbire più di tot cavalli dalla PTO, per dire, se il trattore ne ha 300 dalla PTO magari puoi assorbirne 250, perché sennò vedete non va neanche avanti il trattore. Sì, beh, infatti mi sembrava strano, insomma. Ecco, facendo un esempio, ho letto che ne sei in più. Sì, una roba assurda. Prendo un esempio, che è l'8690 Massey Ferguson, ha 370 cavalli, però ho letto che PTO ne ha 340, quindi fate voi il conto di quanti ne perde. Non è roba da poco. No, più che perde, non è che forse li perde, è che forse ti dà, diciamo, quelli che poi che sono effettivi, perché parliamo, cioè, più che cavalli dovremmo parlare di potenza in kilowatt, potenza meccanica, e allora lì le cose sono diverse, perché con la PTO hai anche un diciamo, hai maggiore coppia, avendo meno giri hai maggiore coppia,
perciò lavora in modo diverso anche il motore e tutto quanto. Sì, poi fa conto che, cioè, già che sei Rode, che poi per far girare il macchinario, la fa andare avanti, quello beve, cavai. Tutte quante i vari ingranaggi, trasmissione, roba così. Ovviamente. Poi, quindi sfatato il mito del tutto così insieme. Sì. Tutti ingranaggi, ingranaggini, elettronica, anche quella beve elettronica. Anche quello penso. Beh, ovvio, ma se tu hai un motore da 500 cavalli sul banco prova, vuol dire che 500, vuol dire che in sé il motore ne avrà di più. Però te in banco prova te ne sforna 500, però sono già contati trasmissioni, alternatori, servizi, pompa, olio, tutto quello che va a dire. Ma quando che si parla di, diciamo, potenza all'albero motore, si intende quella che ti eroga, quella che ti dà, non quella che perdi in giro per il mondo. Perché è come avere un motore di potenza, diciamo, non so, 390. Per dire, per i giri del motore, i nominali sono 1500, però ovviamente sulla targhetta leggete 1480, 1450, perché? Perché si perdono per la ventola, per la trice, i cuscinetti, per tutto quello che va dietro. Potenza attiva, potenza persa, potenza PR, potenza resa. In un motore si calcola potenza assorbita e a potenza resa, che la potenza resa sarà sempre meno di quella assorbita, perché c'è perdite in nucleo formagnetico, insomma. Ora che siamo parlando di un motore a pistoni, no? Motore sì, elettrico. Ma l'esempio, l'esempio è quello, Ah beh, così cioè, sì. Bisogna tener conto di vari fattori che possono inciavarti i cavalli. Vabbè, comunque detto questo, penso abbiamo chiarito la fase PTO. Possiamo aggiungere che, diciamo, i nuovi mezzi, come molti sanno, hanno possibilità di due diverse, diciamo, giri. Abbiamo i giri 540 rpm, i famosi 540 rpm, e abbiamo però anche i 1000. Abbiamo una rapporteria, diciamo, maggiore, almeno l'ho visto usare per esempio sulle frese, per fresare la terra. Ma se non sbaglio c'è anche la modalità risparmio su qualche trattore. Io adesso quello lì è l'elettronica che ci va di mezzo, perché tipo sul mio mi sembra che ci sia la eco, quando viaggi Probabile. Sì, il motore li stabilizza e ha una certa andatura e sì, infatti 40. Dicono che tira di più quando c'è sta modalità. Modalità è per risparmiare carburante, quindi non ti tiri una sega. No, forse mai se devi fare più lunghi tragitti, allora invece di andare a sparare i giri in motore alti, che più di quello non vai, te li tiene più bassi a centralina. Perciò immetti meno gasolio e quindi tra virgolette corri di più, ecco. Sì, velocità restrizione di più. Consumi manco. Comunque, per finire a PTO, perché sennò qua già annoiamo gli spettatori, dobbiamo anche dire che c'è possibilità, soprattutto per mezzi di montagna e quant'altro, che ci sono dei carri che hanno, tra virgolette, com'è che li hai chiamati, Gaspar? Carri trazionati. Si usa la PTO per trasferire, tra virgolette, il movimento delle ruote anche alle ruote del carro. Perciò avete, oltre che al trattore tirare, avete anche il carro che vi spinge, diciamo. Ciò consuma però moltissima potenza del trattore, sicuramente. Perché far girare altre mari due o tre ruote dietro non è da poco. Però devo dire che penso sia molto molto utile, soprattutto appunto in salita o perché no anche in discesa, usare un freno motore invece di avere un carro da non so quanti quintali che ti spinge, hai un carro che tra virgolette ti frena senza usare i freni, ti aiuta tanto, o tiri dritto e sì, tuo cervello tira dritto. Bene, detto questo penso possiamo andare avanti con la concimazione, dovrebbe mancare solo un campo ormai, siamo a posto, adesso arrivo anch'io. E dopo iniziamo, vediamo come siamo messi con i minuti, ragazzi, perché qua forse di discutere. Bene, ragazzi, allora guardando le tempistiche del video direi che finisco questo campo e poi penso che questa puntata diciamo sia tutto. È stata una puntata, diciamo, di merda. Più
a parte una puntata riguardante il liquid manure, perché infine credo è, più c'è anche una puntata più dedicata al sapere generale, diciamo, in quanto mezzi agricoli e quant'altro, più da puntata, come dire, di discussioni e... perché insomma ogni tanto è bello anche fare una puntatina tra virgolette, anche se non si fa proprio qualcosa su farming, ma è bello anche magari per chi non sa magari dire anche qualcosetta, magari non precisa al 100%, non magari esatta da meccanici, per dire, però insomma chiarire qualcosa e quant'altro. Gaspar, abbiamo fatto il campo 32 l'ho fatto 8 boh, non mi ricordo. Allora, Ovimo compra, no, sì. Compra nuovo il 32, sì, mi hai detto prima Gaspar che l'hai fatto. Memoria. Ma, ciao, ciao. Sì, memoria, guardare Toge su telefono, memoria. Sì, No, sei in carica, non posso guardare. Sì, sì. Vabbè ragazzi, direi che anche questa puntata è tutto. Se qualcuno vuole aggiungere qualcosa riguardante prese di forza e quant'altro, se cavaini che se ne vanno, in accordo, in disaccordo, sempre ovviamente serve mica dire prendersela con chi, perché Mario ha detto una cosa sbagliata, ognuno un po' dice la sua. Però insomma, se qualcuno ha un'idea da aggiungere, un mezzo a caso che dice no, io non ho la funzione della trazione, magari di commenti, così appunto, per che dopo, cioè tra di noi anche poi ce li leggiamo un po', insomma. Ce li passiamo, o comunque insomma uno va, butta un occhio, anche diciamo altra gente va lì, butta un occhio, legge un attimino, fa un po' di cultura, un po' di scuola anche su ste robe, su ste cose qua. Sì, questo mi sembra abbastanza fertilizzato e anche seminato, perciò siamo a posto. Vado a riempire la bolla giusto per completezza, lasciarla già piena per le prossime volte. E direi che anche per questa puntata è tutto. Ringrazio tre scalmanai qua. Faccio barra qua. Barra. Cioè, finito col fieno. Vabbè. Commentate, iscrivetevi e lasciate un bel like. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.